Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamich in Forma. Il tema di oggi, purtroppo inaccettabile, il taglio per i disabili relativamente al reddito di cittadinanza. Ma lo vedremo subito dopo la sigla. Annamich informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale Annamich. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale Annamich. Ben ritrovati a questo nuovo appuntamento di Annamich in Forma. Purtroppo un'altra trappola, un altro grandissimo ostacolo che si frappone sulla quotidianità delle persone con disabilità e soprattutto delle loro famiglie. Dobbiamo subito evidenziare che da parte dell'INPS ultimamente vi è stata una precipitosa retromarcia sul conteggio nell'ISEE degli aumenti delle pensioni percepite dalle persone con invalidità totale. Oggi però purtroppo tocca al reddito di cittadinanza. Da qualche giorno, precisamente dalla fine di gennaio, riceviamo segnalazioni da parte di famiglie di persone con disabilità che certamente non vivono una situazione di agiatezza economica o una situazione finanziaria rosea, che si sono viste decurtare o addirittura per certi versi azzerare dall'INPS il reddito di cittadinanza in seguito all'aumento delle pensioni di invalidità. Quanto sta avvenendo per noi di Annamich è assolutamente, diciamo così, inaccettabile. È una situazione rispetto alla quale dobbiamo ancora una volta evidenziare diciamo così, la poca attenzione nei confronti delle persone con disabilità, a cui si toglie tanto, ma si dà molto poco. Noi riteniamo di dover chiedere immediatamente un intervento legislativo urgente, quindi di fatti un emendamento che possa modificare i parametri utili alla concessione del reddito di cittadinanza diciamo così, alla luce dell'aumento delle pensioni di invalidità stabilito dalla Corte Costituzionale. Come voi ben ricorderete, l'aumento delle pensioni di invalidità era stato deciso con una sentenza, la numero 152, avvenuta nel 2020. E naturalmente sapete benissimo che si trattava di un aumento variabile che innalza le pensioni da poco più di 291 euro al mese fino ad un massimo di 368, quindi ai 291 si aggiungevano i 368. Ma questo non per tutti, perché poi l'aumento era graduale anche in base al reddito, diciamo, si percepito dai soggetti. Purtroppo l'INPS ha reso attuativo quanto disposto fortunatamente per certi aspetti, ha reso attuativo quanto emanato dalla Corte Costituzionale e quindi aveva conteggiato quegli aumenti nell'ISEE, che aumentando a propria volta, diciamo così, avrebbe in pratica vanificato gli aumenti stessi. Un errore ammesso subito dopo dall'INPS che aveva posto rimedio. Ora però si è aperto un problema legato al reddito cittadinanza e purtroppo questi aumenti vanno ad incidere sul reddito familiare. Già nel 2019, del resto, al tempo dell'approvazione della legge sul reddito cittadinanza, noi come Annamich e come federazione avevamo rappresentato con forza, e purtroppo siamo rimasti inascoltati, l'iniquità nel conteggiare le pensioni di invalidità nel cumulo del reddito familiare, creando situazioni che allora come oggi danneggiano pesantemente tante famiglie con soggetti, con persone, con familiari con disabilità presenti nel nucleo. Abbiamo già fatto, diciamo così, dovuto nello scorso mese diciamo così, nell'autunno scorso, sul fronte delle pensioni di invalidità civile parziale, più recentemente, per l'errore ammesso anche dall'INPS, più che un errore ammesso dall'INPS, abbiamo già dovuto fronteggiare, come ben sapete, come ben ricorderete, abbiamo dovuto fronteggiare la questione relativa alla inoccupabilità delle persone che percepiscono una pensione di invalidità nei soggetti con disabilità parziale e abbiamo posto rimedio, ma ripeto, dobbiamo rimediare anche a questa stortura, perché altrimenti rischiamo che quel misero aumento
delle pensioni che oggi sono avvenute grazie alla sentenza della Corte Costituzionale, oggi andrebbero ad innalzare l'indicatore ISEE e quindi andrebbe, diciamo così, ad impattare negativamente sul reddito di cittadinanza. Reddito di cittadinanza che peraltro già penalizza per certi aspetti le persone con disabilità. Ecco perché noi chiediamo immediatamente un intervento legislativo che vada a correggere questo. Non staremo naturalmente ad guardare a questo ulteriore, diciamo così, attacco alle famiglie con delle persone con disabilità che sono costrette a vivere ai limiti dell'indigenza in alcune circostanze, e quindi ci attendiamo che dal mondo della politica, aspettiamo che dal mondo della politica ci sia una risposta immediata per porre rimedio a tutto ciò. Ho chiesto e chiederò domani mattina, nei prossimi giorni, chiederò un incontro con il Ministro della Disabilità per affrontare con il Ministro Stefani questo particolare tema. Peraltro devo anche riscontrare che il Ministro in tutte le circostanze si è sempre resa disponibile ad una interlocuzione costruttiva, e quindi ritengo che attraverso anche, diciamo, una interazione con il Ministro e con gli uffici competenti del Ministro si possa incominciare ad avviare un'azione che porti ad una correzione legislativa di questa situazione. Non possiamo sempre assistere a che le persone con disabilità continuino a vivere una difficoltà e una fragilità continua rispetto alle azioni che vanno sempre a danneggiare i più deboli e i più fragili. Ecco perché riteniamo che effettivamente oggi, a fronte e al termine di un percorso parlamentare che ha portato alla rielezione del Presidente della Repubblica, si avvia effettivamente un confronto con le istituzioni parlamentari e con il governo perché le persone con disabilità non siano sempre, diciamo così, poste in una condizione di disagio, di precarietà, e naturalmente siano, diciamo così, poste nelle ultime pagine dell'agenda, diciamo così, delle istituzioni tutte. Noi riteniamo invece e ci attendiamo delle risposte immediate. Con questo termina qui questo nostro appuntamento quotidiano, ma naturalmente vi terremo informati sugli sviluppi di questa particolare questione, perché, ripeto, continuano ad arrivare a diverse segnalazioni ai nostri uffici, e naturalmente risponderemo e daremo contezza di tutte quelle azioni che metteremo in essere per cercare di porre rimedio a tutto ciò. Grazie e buon proseguo di trasmissione. ANMIC informa. Interventi, proposte ed aggiornamenti sulla disabilità. Direttamente dalla direzione nazionale ANMIC. Conduce in studio Nazzaro Pagano, presidente nazionale ANMIC. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 12 e alle 19 solo su Radio ANMIC 24. Visita il sito www.anmic24.it. ANMIC 24. Ascoltala dal tuo cellulare, scarica l'applicazione per Android o iPhone.